Io mi chiamo D'Ercole Antonio, sono nato qua ad Orsogna e qua a Orsogna ho fatto tante cose, ho fatto pittura, scultura, mosaici e poi ho fatto per 20 anni l'edizione dei Tarami di Orsogna. Ci può dire a chi ci ascolta in che cosa consiste questa manifestazione Italami? La manifestazione dei Talami risale più o meno al Medioevo. Praticamente lo annoverano pure come le origini del teatro italiano, perché prima dentro le chiese la gente non è che sapeva tanto leggere e scrivere. Allora, per ovviare a queste cose, a parte le pitture che si facevano dentro le chiese dopo che la chiesa ha levato l'iconoclastia, rappresentavano delle scene bibliche del Vecchio e del Nuovo Testamento. Questo si parla di 700-800 anni fa, per proprio far capire alla gente, diciamo, che non aveva studiato, che non poteva leggere la Bibbia, anche perché la Bibbia non è che lo potevano comprare tutti, non ancora si stampava, erano tutti manoscritti. E poi le messe in latino, tutte le orazioni in latino, quindi. E allora vedevano questi talemi allestiti sull'altare, ma prima faceva un talamo solo, non c'è, non so, Mosè salvato dalle acque, Gesù Cristo che l'orto degli ulivi, tante scene. E queste scene si sono perpetrate per gli anni, per anni, anni secoli. E secoli. Questa festa si faceva, poi si faceva pure la festa religiosa e la festa civile, logicamente. E negli anni, diciamo che sono passati, la tradizione non è morta. Certo, come è cambiato secondo lei da quello che si ricorda lei da bambino ad oggi la festa? C'è stato Beh, secondo la sì, dei no, cambiamenti? ci sono stati dei cambiamenti. Uno l'ho portato io nel 67. E prima i talami, che sono delle rappresentazioni bibliche fatte dai bambini però, delle scene teatrali, però fissi, che i bambini non si muovono, rappresentano, come ho detto, Mosè e Giuseppe davanti al faraone, con i vestiti dell'epoca. E si faceva dentro le chiese, poi man mano sono uscite fuori perché la gente non c'entrava più dentro la chiesa, specialmente la chiesa della Madonna del Rifugio che ha distrutto la guerra, dove sta ora il Belvedere, non c'entrava più. Allora si è pensato di farlo uscire fuori e poi man mano nel corso degli anni, al posto di farne uno solo, se ne facevano sei. Sei nel senso che ogni quartiere allestiva un suo talamo e poi sfilavano e si andavano. Andavano proprio davanti alla festa, alla chiesa della Madonna del Rifugio. Questo è durato diciamo, fino agli anni, appena la guerra è durato. Durante la guerra, logicamente, non si è fatta questa manifestazione. E ci stavano tante cose attorno ai talami, non è solamente il talamo, poi sono state create. Ci stava le canefore delle ragazze che portavano i doni, che lo precedevano. Precedevano il talamo e portavano i doni, con le conche, portavano il grano, portavano tante cose, il mais, per aiutare un po' anche la festa, Certo. insomma, il comitato feste. Poi dietro ci stavano i buoi, un carro di buoi che addobbato, che poi, dopo finito la festa, si vede questi addobbato con tanti doni. Allora i doni erano dolci fatti di casa, vino, insomma, qualsiasi cosa che potevano Oggi offrire. si portano ancora i doni. No, no, ora non si porta più niente, è finito tutto. E questo carro tutto addobbato con l'etera, poi si vendevano all'asta. Poi dietro al carro ci venivano dei contadini che mimavano
praticamente mimavano le attività dei campi, a zappare, qualsiasi cosa. E i forestieri che venivano qua a vedere la festa, li chiamavano la festa dei pazzarelli, pazzerie, perché loro sembravano che giocavano, però mimavano dei mestieri. Ora, ripeto, in sintesi, questo è successo fino agli anni, diciamo fino al 39, che poi è scoppiata la guerra. Poi nel dopoguerra, un po' se il carro non c'è stato più, le canefore non ci sono state più, non ci sono state più neanche questi mimi, è rimasto solo il talamo. È rimasto solo il talamo, però il talamo allora era piccolino, non era grande, perché lo portavano a spalla, non ci stavano i motori, non ci stavano niente, non era motorizzato. Lo portavano a spalla, 7-8 portatori. Era di 2,50 m, una piattaforma di 2,50 m, perché bisogna spiegare pure cos'è il talamo. È un palcoscenico con un fondale dietro dove ci sta qualche pittura, qualcosa, si metteva pure qualche trabeazione, qualche colonna, giusto però a 2,50 m, mettendoci 7-8 bambini, non è che c'entrava molto. E questo è durato dal dopoguerra, quando si è cominciato a rifare i talmi, 47-48, fino al 55. Poi nel 55 il comune ha considerato di dargli un aspetto nuovo e hanno chiamato, io allora ero ragazzo, un professore che veniva da Lanciano e insegnava all'Istituto d'Arte di Lanciano, che era di Orsogna, di Bene, e lui ha riformato un po' questi talami, gli ha dato una struttura più che altro teatrale, nel senso che la scena lo disegnava prima, poi faceva fare le prove ai ragazzi, i vestiti, ci stavano le sartine che cucivano questi vestiti, insomma era una piccola scena di teatro. E lui l'ha fatto fino al 56, fino al 56, e ha chiamato a me e altri due che poi si sono ritirati. E noi eravamo tre, per 2 anni l'abbiamo fatto assieme, se posso nominare pure i nomi, Camille Certo. Elisio, che sta ancora qua, poi ci stava Francesco Foschi, che sta in America, e noi abbiamo pensato di allargare questi talami, a posto di 2,50 m, di farli 4 metri. 4 metri, e anche la profondità e l'altezza pure dello schienale. E questo nel 67. Sono rimasto solo io, ho portato avanti questa tradizione per 20 anni, fino agli anni 90, primi anni 90. Ho fatto tante scene, però non è che lavoravo solo io facevo il regista, facevo i bozzetti, che ce l'ho ancora, tanti bozzetti. E su quei bozzetti si lavorava la sarta, lavorava il falegname, eravamo un gruppo di 7-8 persone che allestivano i talami. Ricordo che le è rimasto impresso di un episodio, qualcosa in particolare in questi anni in cui lei ha appunto diretto la manifestazione? Beh, gli episodi ce ne stanno tanti, episodi proprio salienti no, ma la manifestazione è andata sempre bene. Perché poi ci stava pure sul talamo, bisognerebbe pure far vedere come è fatto il talamo. Sopra ci stava la Madonnina che era legata, perché stava alto, a 5-6 metri, e sotto ci stavano i ragazzi che rappresentavano. Però noi abbiamo levato i portatori a spalla, logicamente perché il talamo era più grande, pesava, e abbiamo messo sui trattori agricoli, anzi prima sui camion. Sui camioncini e poi sui trattori agricoli erano molto più bassi, insomma, erano più consoni alla cosa. E, non so, qualche manifestazione, mi posso ricordare qualche talamo più bello che ho fatto? Ce n'è qualcuno che le è rimasto Eh impresso in sì, particolare? qualcuno sì, mettiamo un talamo che giona, che viene rigettato dalla balena, abbiamo ricostruito proprio una balena. Poi un altro era Elia che va in cielo su un carro di fuoco e noi abbiamo fatto il carro con il fuoco finto, logicamente, col compensato, però era molto,
molto scenografico la cosa. Lei è autore anche di un libro che si chiama Racconti Orsognesi, sì. Ce ne può parlare? Sì, certo, io questo libro l'ho scritto nel 2008, 2007-2008, insomma. Poi l'abbiamo presentato qua al teatro nel 2008. Questo libro l'ho scritto perché ad Orsogne si parla un dialetto, non vuole stiamo parlando in orsognese, ma si parla un dialetto, non quello abruzzese, quello di Pescara, più o meno, chiamiamolo dialetto abruzzese, ma si parla un dialetto a sé, che poca gente lo capisce, ma in quasi tutti i paesi, si fa già Guardia Grilli, si parla un po' francese. E allora io ho pensato di lasciare una testimonianza per i giovani, che i giovani ora non lo parlano più, qualcuno lo parla, ma ti capiscono, ma non lo sanno parlare. Quelli che lo sanno parlare più o meno sono quelli della mia età, sopra i 50 anni, ecco, che ce l'hanno insegnato i nostri genitori, i nostri nonni. A parte che noi parliamo il dialetto orsognese, quello vero, antico, che col tempo pure si è evoluto pure, però parliamo pure il dialetto abruzzese e l'italiano. E allora ho pensato di fare questo libro proprio per lasciare una testimonianza ai giovani. Sono dei racconti, dei ricordi che ho avuto io e che mi hanno raccontato, ci sono tante cose che sono successe prima della guerra, che mi hanno raccontato i genitori, i vecchi antichi, perché io mi sono sempre documentato su Orsogna, sulla sua storia, su tante cose. Allora ci stanno, sono 50 racconti, con pure delle illustrazioni che ho fatto io. C'è un racconto in particolare che l'ha colpito più degli altri? C'è un racconto particolare, ci stanno dei racconti che non fanno piangere, però un po'. C'è un racconto che mi sta molto a cuore, è una ninna nanna. La ninna nanna, come questo qua che si cullava con la culla, che questo ragazzo aveva 2 o 3 anni, si sognò, il padre se n'era andato in America, non aveva scritto più, come tanti, tanti, tanti uomini, anche mio nonno, dalla parte di mia mamma, ha fatto 3 figli, poi se n'è andato in Argentina e non è tornato più. E questo ragazzo, mentre la mamma lo cullava, ha fatto un sogno. Ha fatto un sogno che il padre era tornato e gli aveva riportato tante cose, caramelle, giocattoli, e la mamma gli faceva le carezze. E ha visto il padre che tornava. E hanno aperto le valigie, però poi la mamma gli ha dato un bacio, si è risvegliato, è l'unica volta che ha visto il padre. Lo vogliamo leggere questo racconto? Allora, il racconto si intitola Ninna Nanna. E ho preso un po' la ninna nanna di De Nardis, le parole, no? Perché la musica, come faccio? E la ninna nanna di De Nardis comincia così. Fasci la luna e fa coprire lo sole, fammi dormire Madonna, stu fiole, falle mette in che l'angelo in cammina per l'orte de l'uccel e li giardini. Niente da fa, l'uccidere sarebbe il ragazzo. L'uccidere non voleva più sonno. È una canzone abruzzese questa. Tuppa e tuppa lo portale, si è ammalato lo speciale. Per la troppa malattia si è venuta la speciaria. Questo lo canta pure i cori, lo canta. Din, din, te, come anche questo della ninna nanna di Denarsi. Din, din, te, quanto è bello l'uccidere me. Ancora l'occhio aperto, ogni tanto piagneva. Gli aveva cantato tutte le nanane che sapeva, ma che lo pomeriggio ne voleva sapare a dormire. Ecco il dialetto, sapè o sapà. La mamma annazzicheva. Quando le portava la nonna invece, perché Sibeta gli aveva lo sonno, pur senza annazzicarla? Forse lo cambiamento di casa. Aveva da essere lo contrario, stava con la mamma. Chi ne aveva lo papambelone? Lo papambelone. Che le nonne sanno più cose
Ma la, non, la mamma dice, ma no, ma non c'è grado che gli dà l'uomo bambolone. O forse che ne aveva quello motivo antico che gli cantava. Ne faceva, ah, ecco. E devo spiegare un po'. C'era una canzone proprio di Orsogna, che di autore anonimo, che faceva così le parole: Nanna nanna pupù, mo riviene papà, ti riporto Lullù, che sarebbe l'uva, fa la nanna pupù. E ancora, fa la nanna pupù, mo riviene papà. Dopo 4-5 volte, l'ucidere si comincia a sappapagnare. Alla settima dormiva tranquilla, senza annazzicare. Finalmente, pensiero. Alle mani, a riposo nuccare, dorme, dorme, fatto billi sonno. Non sonno è bello se facesse, se aveva fatto più russale, tuo grandicello. Iava alle prime scuole, Nasara, appicciata alla mamma, arrivava in campagna. Lucidere, la caletta di sole, aveva diventato gialla e rascia, così pure tutta la terra, pareva il paradiso. Da lontano, no, me ne veniva in cantre, javate, belle, vestuti chiare. Io avevo il padre, avevo venuto dall'America. A un'età, appiccita, contenta, arrivò alla casa. Ha preso una valigia rossa, piena di righille, per la mamma, piastre, caramelle, cioccolato, bomboni, giocattoli, vestiti, pin e tanti baci, baci e baci. Com'era bello, per tutta la vita, sempre così voleva stare il ragazzo. Papà, papà, un altro bacio, dammi un altro bacio. Uno rosso rosso si sentisse da sopra la fronte. Ha preso l'uccio, ma era la mamma che gli sorrideva. Gli ne disse un altro più forte, in quello scrocco. Questo stesse lo primo sogno che si ricordava. Questo sogno se lo ricordò per tutta la vita. Lo più bello per tutta la vita. Non se ne scordisse mai. E aveva l'unica volta che vedesse lo padre. Con questo racconto salutiamo e ringraziamo il signor Antonio D'Ercole. Grazie a lei.